Tu eri morto santamente circondato dal nostro affetto. Avevi ricevuto gli estremi sacramenti ed eri considerato come un beato. Ahimè. Dopo la tua morte è stato trovato questo manoscritto dove accumulavi in segreto i tuoi errori. Molti hanno creduto che dicessi la verità. Il sangue è sgorgato a causa tua. Che il Dio, il quale è tutto amore e la cui misericordia è infinita, possa aver pietà della tua anima. Portatelo via. Ascoltatemi tutti. Ecco il dogma. L'unica verità. Esiste un solo Dio in tre persone. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre non è né creato né generato. Il Figlio non è creato ma è generato. Lo Spirito Santo non è né creato né generato ma procede dal Padre e dal Figlio. Il Figlio e lo Spirito Santo esistono da sempre, dall'eternità, come il Padre. Chi si allontanerà da questo dogma sarà dichiarato eretico. Dio è uno! Ascoltatemi tutti. Non lasciatevi ingannare. Un Dio unico non può essere diviso, capite? Padre, Figlio e Spirito Santo non sono che nomi che noi gli diamo. È il Padre e non il Figlio che si è incarnato, che ha sofferto. È il Padre che è morto sulla croce. Il Figlio e lo Spirito Santo sono coeterni al Padre, per un'operazione immanente e necessaria del Padre. Il Padre è il solo Dio. Lo Spirito Santo è solo un angelo primario. Prendeteli!